Adesso, fatti questi adempimenti congressuali, diamo subito la parola al compagno Paolo Zappulla, segretario già della CGIL di Siracusa, per la relazione introduttiva ai lavori del nostro 17° congresso. Buongiorno a tutti, e mi scuso sin d'ora se vi dovrò stancare, penso, per più di una mezz'oretta. Però vi risparmio una cosa che probabilmente vi aspettate, quella che magari inizio la mia relazione parlando di Barbara D'Urso. Ecco, questa ve la risparmio, perché se ne sta parlando anche troppo e quindi vorrei evitare che facesse parte anche della nostra discussione. Invece volevo gentili ospiti, care delegate e cari delegati, prima di iniziare la mia relazione, rivolgere un pensiero agli amici giornalisti della redazione di Siracusa della Gazzetta del Sud, che come sapete è stata chiusa a fine febbraio. Al caporedattore Aldo Mantineo, a Santino Calisti e a tutto il gruppo dei corrispondenti dai vari comuni della provincia intendo esprimere la solidarietà della CGIL ed il ringraziamento per il lavoro che hanno svolto in questi anni con grande professionalità e obiettività al servizio del territorio, dando sempre attenzione e visibilità ai temi del lavoro. Le pagine di Siracusa della Gazzetta del Sud sono sempre state uno spazio di informazione indipendente e di grande spessore. Dal 1 marzo anche l'informazione in questa provincia sarà più povera. Care delegate e cari delegati, celebriamo questo congresso in un contesto internazionale e nazionale profondamente modificato rispetto al momento in cui il direttivo nazionale ha avviato la fase congressuale, ed eravamo a dicembre. Sul piano internazionale, la crisi nell'ex Unione Sovietica, che a mio avviso va oltre la pur importante vicenda dell'Ucraina, e investe la politica di Putin, che stride con l'idea di un'Europa in grado di allargare i confini di libertà e di democrazia. La sofferta transizione nel Nord Africa, che sta faticando a trovare una stabilizzazione politica, ed è di queste settimane il riesplodere delle tensioni anche in Libia. Spira sull'Europa un vento gelido che le tante aree di primavera respirate nell'Europa dell'Est e in Nord Africa pensavamo avessero cancellato per sempre. Tutto questo comporta, a mio avviso, conseguenze sul piano politico, certamente, ed economico. Anche per il nostro Paese, basti pensare al problema degli approvvigionamenti del gas che noi abbiamo schivato solo perché siamo alla fine della stagione invernale. Dal nostro osservatorio c'è qualche timore in più, visto che noi russi li abbiamo in casa e sono i padroni di mezzo polo industriale. Sul piano nazionale avevamo iniziato con il governo Letta e a distanza di 3 mesi ci ritroviamo con un nuovo governo. Con Letta sembrava che la crisi fosse finita e invece adesso abbiamo il record di disoccupati e l'Unione Europea ci prende di nuovo a sculacciate sul debito pubblico. Ancora, è stata bocciata la legge di stabilità regionale e in un colpo solo sono scomparsi dal bilancio 240 milioni di euro destinati ai capitoli di spesa per il lavoro e i servizi alle persone. Ma tutti questi cambiamenti non hanno tolto valore ai temi del nostro congresso e alla centralità del tema del lavoro per la CGIL e per il Paese. Certo, magari mercoledì prossimo il Presidente del Consiglio Renzi ci stupirà con gli effetti speciali, ma adesso sembra proprio che tutto sia maledettamente difficile. Vorrei brevemente presentare agli ospiti la nostra platea congressuale, formata da 200 delegati, quasi per metà donne, con una presenza significativa di giovani al di sotto dei 35 anni.
Arriviamo qui dopo aver svolto 197 assemblee nei luoghi di lavoro e nel territorio, che hanno visto la partecipazione di 18.000 iscritti, che rappresenta il 44% del totale dei nostri 41.940 iscritti, tra lavoratori attivi, in cassa integrazione, in mobilità, disoccupati e pensionati. Nelle assemblee abbiamo incontrato la disperazione di chi ha perso il lavoro, la rabbia di chi il lavoro non lo ha ancora conosciuto, la preoccupazione di chi rischia ogni giorno di perderlo. Credetemi, non è stata una passeggiata. Come vedete, abbiamo messo in campo una grande operazione di coinvolgimento, di condivisione e di partecipazione democratica che nessun'altra organizzazione sociale o politica del territorio oggi è in grado di realizzare. Possiamo però affermare che il Congresso ha già raggiunto un primo risultato, forse per noi il più importante. Abbiamo verificato il radicamento della CGIL tra i lavoratori, il suo consenso reale per il suo operato, nelle sue scelte e il gradimento del suo gruppo dirigente. Davanti a voi, gentili ospiti, è rappresentato il mondo del lavoro per quello che è adesso. In questa sala ci sono lavoratori e lavoratrici del pubblico impiego, della scuola, ci sono quelli dell'industria, ma ci sono anche gli ultra cinquantenni con gli ammortizzatori sociali agli sgoccioli, i precari della pubblica amministrazione e della scuola, le ragazze e i ragazzi che lavorano nel terziario con retribuzioni da fame, la rappresentanza dei 5.000 edili che hanno perso il lavoro, chi si alza la mattina alle 5 per andare a pulire gli uffici, le scuole e gli ospedali per 300 miseri euro al mese. In questa sala è rappresentata la CGIL che cambia e che si rinnova. Per un sindacalista a tempo pieno e orario continuato come me, sono presenti decine di persone che svolgono la loro attività nei luoghi di lavoro, mettendo volontariamente e gratuitamente il loro tempo a disposizione degli altri, spesso sacrificando legittime aspirazioni professionali e qualche volta mettendo a rischio anche il proprio posto di lavoro. Nei luoghi di lavoro e nel territorio la CGIL ha il loro volto, ha i volti delle ragazze e dei ragazzi di Aligroup, dei metalmeccanici dell'ex Sina Service, degli operai che lavorano 10 ore al giorno nei magazzini di confezionamento dell'ortofrutta, di chi fa i turni nelle corsie di ospedale, negli impianti del petrolchimico, nei vigili del fuoco. Ai volti preoccupati dei dipendenti di 6-8, di Siracusa Risorse, degli operatori della formazione professionale, dei forestali stagionali, dei precari della scuola, del pubblico impiego, degli interinali, dei lavoratori a progetto, dei call center, dei pensionati al minimo, che col poco che hanno sostengono figli e nipoti. Di tutto questo ci piacerebbe che ne tenessero conto quanti, riferendosi ai militanti e ai dirigenti della CGIL, parlano a sproposito di privilegi e di casta sindacale. Cari delegati e cari delegati, considero questo congresso la naturale prosecuzione delle assemblee che abbiamo fatto nei luoghi di lavoro. Vorrei quindi che si respirasse lo stesso clima, che si usasse lo stesso linguaggio e che si discutesse dei problemi cui i lavoratori e i pensionati hanno discusso con noi. In tutte le assemblee ci è venuta la richiesta di un maggiore impegno per una nuova occupazione, per allargare i diritti del lavoro e per cambiare la legge sulle pensioni, e di questo vorrei parlarvi. Vi parlerò anche con sincerità dei nostri limiti di questi anni, dei nostri errori, delle difficoltà che ci aspettano. Vi parlerò di quanto si sia ridotto il lavoro, di quanto sia frammentato, povero di diritti e di salario, di come via via siano stati creati i conflitti tra le generazioni, tra i generi e tra le diverse identità lavorative. Vi parlerò di come il lavoro abbia perso la centralità nella società, nell'economia e nella politica, mettendo in discussione l'esistenza stessa del sindacalismo confederale. Proverò anche ad illustrarvi le nostre proposte, il senso del nostro impegno per contribuire a tirare fuori il Paese e questo territorio dalla crisi e per dare una risposta alla disperazione e ai bisogni delle persone che rappresentiamo. Proverò a farlo essendo concreto ed essenziale, facendo uno sforzo di crisi e di sintesi che spero non sia a scapito della chiarezza. Per questa ragione su alcuni temi mi limiterò a citare solo i titoli, ma troverete poi nel testo che vi sarà consegnato dopo
dopo la relazione, una versione completa. Chi avrà la voglia e ancora la forza di leggerla lo potrà fare. Vorrei iniziare dalla domanda che mi sono sentito rivolgere con più frequenza in queste ultime settimane, a cui questo congresso deve dare una risposta. Perché, se in questi anni abbiamo sempre fatto l'analisi corretta sui problemi e indicato le soluzioni giuste, non siamo riusciti ad incidere come avremmo voluto o come sarebbe stato utile per il Paese? Perché, per dirla come Conferrati in una recente intervista, i temi del lavoro, dello sviluppo, dell'equità fiscale non sono centrali e sono finite insieme al sindacato dentro un cono d'ombra. Oppure, per usare il linguaggio crudo, semplice e diretto dei lavoratori, perché il sindacato oggi conta di meno? Su questo tema un sacco di gente dall'esterno e persino dall'interno della CGIL esprime giudizi e ci dà consigli. Chi dice che siamo un sindacato conservatore, chi dice che facciamo troppi scioperi, chi dice che ne facciamo troppo pochi o troppo blandi e che magari dovremmo prendere esempio dai forconi. Chi ci accusa di fare politica, altri di non essere abbastanza lontani dalla politica e autonomi dai partiti. Insomma, le cause sarebbero tantissime e spesso tra di loro in conflitto. Alcune di queste tesi hanno un qualche fondamento, ma i nostri critici, a mio giudizio, non colgono la vera causa, la causa principale della perdita di peso del sindacato. Io penso che il sindacato oggi conta di meno perché il lavoro a contare di meno. In questi anni si è affermato, e non solo in Italia, il primato del sistema finanziario e monetario a scapito del lavoro. Sono emersi anche i ritardi e i limiti del processo di integrazione europea, dove le banche contano più dei governi e della politica, dove i soldi contano più delle persone, dove le logiche di austerità e di rigore hanno prevalso sui valori della solidarietà e della coesione sociale, dove gli investimenti si sono spostati verso le attività finanziarie a scapito del lavoro. Per effetto di questa visione sbagliata è diminuito il lavoro e quello che è rimasto si è trasformato da lavoro stabile di qualità in lavoro povero, precario, irregolare o in nero. Quindi meno spazio per il lavoro, uguale meno peso del lavoro e dei lavoratori nella società e come conseguenza meno potere contrattuale per i sindacati. La diminuzione e la perdita di peso del lavoro nella società ha ridotto anche il ruolo di rappresentanza e di potere di contrattazione di un sindacato confederale generale come la CGIL, che ha ragione di esistere se rappresenta il lavoro in tutte le sue forme e al tempo stesso si pone come sintesi tra l'interesse dei lavoratori, dei pensionati e l'interesse generale. Le tappe di questa crescente difficoltà sono scandite dal progressivo attacco al sistema dei diritti e delle tutele dei lavoratori, a cui si è aggiunto il progressivo smantellamento dello Stato sociale. Negli ultimi 20 anni si è fatta passare l'idea che a causare la mancata competitività del nostro sistema produttivo e industriale fossero le conquiste contrattuali e sociali dei lavoratori e dei pensionati. Questa chiave di lettura è passata trasversalmente in tutti i settori della politica e ha costretto la CGIL sulla difensiva, finendo per essere dipinto come il sindacato del no, quello che impedisce il processo di riforma e di modernizzazione del Paese. Ancora oggi ci capita di sentire riproporre l'abolizione dell'articolo 18 come la soluzione per aumentare l'occupazione, dimenticando che in questi 5 anni di crisi l'articolo 18 non ha impedito milioni di licenziamenti, mentre l'azzoppamento dell'articolo 18 da parte del governo Monti non ha portato un solo posto di lavoro in più. Bisognerebbe avere l'onestà di ammettere che per creare lavoro non ci vogliono regole nuove o eliminare le regole. Occorrono gli investimenti. Occorrerebbe avere l'onestà intellettuale di riconoscere che la funzione dell'articolo 18 è proteggere il lavoratore dal licenziamento senza giusta causa e che senza l'articolo 18 il lavoratore rimane in balia del suo datore di lavoro, privato anche del diritto di difendere la propria dignità di persona.
Ad accentuare le nostre difficoltà si sono aggiunte due aggravanti che hanno caratterizzato questi ultimi 20 anni: le divisioni sindacali e il tentativo della politica e dei partiti di indebolire e isolare il sindacato e la CGIL in particolare. Il patto per l'Italia, fino agli accordi separati di CISL e UIL con il governo e con la Fiat, non hanno indebolito solo la CGIL, ma l'intero sindacato, e hanno reso più debole il radicamento e l'autorevolezza del sindacato tra i lavoratori, nella società e nel rapporto con la politica e con il sistema delle imprese. In questo contesto di grande difficoltà ci abbiamo messo anche del nostro. In questi anni ci siamo chiusi in difesa dell'esistente, e non abbiamo saputo interpretare e rappresentare le nuove forme di lavoro frammentato e senza diritti. Il lavoro precario è così diventato l'unica porta di accesso al lavoro per giovani e per le donne. Così facendo abbiamo lasciato senza rappresentanza una parte crescente del mondo del lavoro e non siamo stati in grado di offrire una proposta credibile, in grado di dare speranza alle nuove generazioni che il lavoro non lo hanno ancora conosciuto. La CGIL ha visto venir meno il suo ruolo di rappresentanza del mondo del lavoro reale e di punto di riferimento per l'intero Paese. Io penso che la CGIL debba ripartire da qui, da questi problemi, per darsi un progetto in grado di allargare e unificare tutto il mondo del lavoro, che poggi su 3 gambe: contrattazione inclusiva, estendendo le normative contrattuali a quanto ne sono rimasti esclusi. Questo significa, per esempio, che nella scuola non ci può essere differenza fra il personale ATA e i COCOCOATA. Oppure, per fare un altro esempio, nei call center non si possono avere ragazzi stabilizzati, altri interinali e altri ancora a progetto, che svolgono le stesse mansioni ma non hanno lo stesso contratto e tantomeno gli stessi diritti. Occorrono ammortizzatori sociali inclusivi e universali. Occorrono condizioni di accesso al welfare uguali per tutti. Io penso che siamo di fronte ad un passaggio fondamentale anche per il futuro della CGIL. E come fece Di Vittorio nel 49, anche noi dobbiamo darci un progetto che abbia l'ambizione di parlare al Paese, in grado di parlare agli esclusi e di dare speranza alle nuove generazioni. Da qui passa, a mio parere, la possibilità che ci sia in Italia, anche per il futuro, spazio per un grande sindacato confederale com'è e come deve essere la CGIL. E questo, a mio parere, il senso del piano del lavoro proposto nel 2013 dalla CGIL e anche questo il senso del titolo del congresso: il lavoro decide il futuro. Quale CGIL? È importante che questa discussione congressuale si faccia incrociandola con il tema di quale CGIL vogliamo nei prossimi anni, di come deve essere organizzata, con quali politiche contrattuali. Dobbiamo affrontare il tema delle regole, dello stare assieme, dei rapporti con la politica e dei rapporti unitari con CISL e UIL, temi che richiamano inevitabilmente il testo unico sulle regole per la rappresentanza e per la contrattazione. Io spero che da questo congresso esca rafforzato il profilo e l'identità di un grande sindacato confederale che poggia il suo radicamento e la sua forza nei luoghi di lavoro e nel territorio attraverso le RSU e le Camere del Lavoro comunali, che confermi il ruolo fondamentale del contratto nazionale e dei 2 livelli di contrattazione, quello nazionale appunto, magari con meno contratti ma inclusivi del mondo del precariato che ne rimane escluso, e la contrattazione di secondo livello che va estesa spostando spazi di contrattazione sempre più ampi verso i territori. Un sindacato che punti alla bilateralità come erogatore di servizi e non come regolatore del mercato del lavoro, che confermi la sua vocazione di sindacato contrattualista e non antagonista. Un sindacato che deve sempre tendere a contrattare la salvaguardia e possibilmente il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita delle persone che rappresenta, considerando il conflitto uno strumento e non un fine. Cofferati, in un suo libro del 97, A ciascuno il suo mestiere, diceva che un sindacalista può limitarsi ad accumulare vertenze senza concluderle, ma un buon sindacalista deve contrattare per trasformare le vertenze in accordi. Rapporti unitari. La CGIL è e non sarà mai
un sindacato autosufficiente, arroccato in una sorta di autoisolamento. Al contrario, ritiene essenziale la ricerca e la costruzione di un'azione unitaria con CISL e UIL, che è una delle condizioni per unificare il mondo del lavoro. Proprio per questo era necessario ed è utile avere sottoscritto l'accordo sulle regole della rappresentanza. Negli ultimi 20 anni con CISL e UIL spesso ci siamo presentati divisi su questioni importanti per i lavoratori e per il Paese. In mancanza di regole che gestiscono il disaccordo, ognuno ha fatto quel che ha voluto o potuto. Loro hanno firmato accordi separati e noi abbiamo manifestato da soli il nostro dissenso. Per effetto della mancanza di regole, la stessa FIOM ha pagato un prezzo altissimo, esclusa dalle fabbriche e dai tavoli contrattuali. A mio parere, la storia recente dimostra che è proprio la FIOM ad avere più bisogno di regole condivise, perché queste servono soprattutto quando non si è d'accordo. Dopo il congresso avremo modo di approfondire i contenuti dell'accordo, faremo le assemblee e quindi saranno i lavoratori a pronunciarsi. In questa fase, in questo congresso, mi limito a richiamare due aspetti che secondo me ne fanno apprezzare il valore. Primo, l'accordo prevede che ai tavoli di trattativa siedano i sindacati realmente rappresentativi e non quelli di comodo, scelti dalle imprese. Prevede che la rappresentatività sia misurata attraverso parametri oggettivi e sottoposti a verifiche esterne alle organizzazioni sindacali. Non sarà quindi più consentita l'autocertificazione, diventata sinonimo di autoreferenzialità. Secondo, in caso di disaccordo tra le organizzazioni sindacali sulle ipotesi contrattuali, la parola spetta e torna in ogni caso ai lavoratori. Si può discutere del metodo, dei tempi e delle modalità con cui è stato fatto l'accordo. E personalmente ritengo legittime alcune delle obiezioni mosse. Ma a me parrebbe un errore, metterne in discussione il valore e la sua utilità. Il resto, a partire dal tentativo di buttarla in rissa, messo in atto da Cremaschi a Milano, non ha nulla a che vedere con la tradizione di civile e democratico confronto che ha sempre contraddistinto la vita interna della CGIL. Bene ha fatto Landini a prendere le distanze dall'episodio di Milano, pur mantenendo il suo dissenso sul merito dell'accordo. Ma vedete, anche questa vicenda spiacevole ripropone con urgenza il tema delle regole all'interno della CGIL, anche all'interno della CGIL. Regole che garantiscano il diritto alla minoranza di dissentire e il dovere della maggioranza di fare le scelte necessarie nei tempi giusti. Ero presente, allora ero un giovane delegato di fabbrica, ad un seminario della CGIL nazionale negli anni '80, di cui poi furono pubblicati anche gli atti. Ero lì quando Luciano Lama affermava: la democrazia ha bisogno di regole, altrimenti diventa lungaggine e indeterminatezza. Le regole devono garantire capacità di fare scelte, di prendere decisioni in 6 giorni e non in 6 mesi. Altrimenti le decisioni gli altri le prendono per noi. Quanto al rapporto con la politica e alla presunta minaccia incombente sulla CGIL di una perdita di autonomia dai partiti, vorrei prendere a prestito ancora un'affermazione di Luciano Lama. Il sindacato conta, diceva lui, e afferma la sua autonomia se ha idee proprie rispetto ai problemi da affrontare e quando ha la forza per affermare queste idee. Ma per la CGIL l'autonomia non potrà mai essere neutralità, e se interveniamo anche sui temi che riguardano l'interesse generale del Paese, lo facciamo perché siamo un sindacato confederale. Proprio in ragione di questa siamo pronti al confronto di merito con tutti sulle questioni che interessano il Paese e le persone che rappresentiamo. Lo faremo anche con il governo Renzi. Penso che abbia fatto bene Susanna Camusso a legare il nostro giudizio
esclusivamente al merito delle proposte e degli atti che questo governo esprimerà. Nel suo discorso di insediamento Renzi ha parlato di rilancio della scuola, di taglio del cuneo fiscale, di lavoro, di novità in campo fiscale. I titoli sono interessanti. Adesso dobbiamo vedere cosa c'è oltre i titoli, anche perché non appena si passa ai sottotitoli cominciano i dolori, come dimostrano le sparate del nuovo ministro del MIUR su scuola pubblica e scuola privata o la destinazione dei 10 miliardi annunciati per abbassare le tasse sul lavoro, destinarli alle imprese agendo sull'IRAP o ai lavoratori abbassando l'IRPEF. Come tutti capiscono, l'effetto non sarebbe lo stesso. D'altro canto, anche Monti parlò di riforma delle pensioni e del mercato del lavoro in termini di priorità, ma non si tradusse in miglioramenti, bensì nella negazione del diritto alla pensione per milioni di italiani e all'azzoppamento dell'articolo 18. Di recente alla CGIL si muove anche l'accusa opposta, e cioè che tenderebbe ad invadere il campo della politica fino a costituire una minaccia per l'autonomia dei partiti ed in particolare del PD. Che il sindacato faccia politica non è una novità. La CGIL ha sempre fatto politica. L'ha fatto quando si è battuta contro il fascismo, contro i governi autoritari dei primi anni 60, così come quando ha aiutato il Paese a sconfiggere il terrorismo alla fine degli anni 70. Ha continuato a farla impegnandosi direttamente nelle grandi battaglie per i diritti civili del nostro Paese. Aggiungo che in una società complessa e frammentata in cui i partiti politici non sono in grado di mediare e fare sintesi, è anche compito del sindacato fare diventare interesse generale del Paese gli interessi dei lavoratori, dei pensionati e delle fasce più deboli della popolazione. Quindi facciamo politica tutti i giorni. E pensiamo che questo sia un nostro dovere. Nei nostri obiettivi non c'è invadere il campo dei partiti, né tantomeno sostituirci ad essi. Anzi, noi abbiamo bisogno di partiti autorevoli e rappresentativi nella società e nelle aule parlamentari. Abbiamo bisogno di partiti e parlamenti capaci di ascoltare e tramutare in legge le richieste che vengono dalla società e dal mondo del lavoro. Il modello di relazione a cui tendiamo prevede rispetto della reciproca autonomia, distinzione dei ruoli e disponibilità al dialogo e al confronto. Come vedete, ho voluto affrontare in modo diretto e senza giri di parole alcuni dei temi scottanti, anche quelli più ostici, di cui si discute e che sono entrati inevitabilmente dentro il dibattito congressuale. Ma è sul lavoro che si concentra il nostro congresso, proponendo 11 azioni concrete che indicano priorità e proposte. Sta già nel titolo: il lavoro decide il futuro, il senso di questo congresso, del nostro impegno di questi anni di crisi e del nostro impegno per i prossimi 4 anni. Noi vogliamo che il lavoro torni a essere priorità assoluta per il Paese e per chi ha responsabilità di governo, perché siamo convinti che solo dal lavoro può venire la ripresa per il Paese e il futuro per le persone. I dati diffusi in questi giorni ci parlano di un Paese allo stremo. Il tasso di disoccupazione ha toccato il 13%, mentre per i giovani si arriva al 43%. Ovviamente questa è la media del pollo. Nel meridione, in Sicilia, stiamo molto peggio che nel resto d'Italia. A questa drammatica situazione ha inteso dare risposta la CGIL con il piano del lavoro, con l'obiettivo di contribuire ad allargare e ad unificare il mondo del lavoro, evitandone la frammentazione e la contrapposizione fra giovani e anziani, tra precari e stabilizzati, tra uomini e donne, rimettendo mano ad una grande fase di riforme che guardi alle regole del mercato del lavoro e del welfare, ma che miri alla riforma dell'istruzione, avendo come obiettivo prioritario elevare il livello di istruzione dei nostri ragazzi, per meglio educare, formare e utilizzare le grandi risorse dei giovani, senza costringerli ad emigrare. Alla riforma della pubblica amministrazione, per renderla più efficiente e trasparente, libera dalla corruzione e dalla illegalità, in grado di accompagnare ed aiutare il Paese nello sforzo di ripartire.
Il nostro obiettivo è ridare centralità al lavoro attraverso alcune direttrici. La gestione dell'emergenza per le persone e le loro famiglie, assicurando ed estendendo a tutti la copertura degli ammortizzatori sociali. Segnalo che su questo la CGIL fa, con grande realismo a mio giudizio, uno sforzo innovativo per affrontare il tema degli ammortizzatori sociali e del reddito per le persone, senza seguire le mode del momento e senza inseguire il facile consenso. Infatti, al reddito di cittadinanza, che è diventato un cavallo di battaglia elettorale per molti, noi preferiamo il lavoro di cittadinanza. Proponiamo cioè di passare dall'assistenza fine a se stessa a progetti di pubblica utilità che impegnino giovani e donne senza lavoro. Pensiamo anche su questo a quali benefici questi progetti potrebbero portare in una città come Siracusa per renderla più vivibile e più accogliente anche dal punto di vista turistico. Centralità del lavoro per noi significa difendere e consolidare il lavoro che c'è, perché non ci possiamo permettere di perdere anche solo un posto di lavoro in più. Vuol dire anche costruire nuove opportunità di lavoro, soprattutto nel Meridione e in Sicilia. Dare centralità al lavoro per noi vuol dire anche migliorare la qualità del lavoro, partendo dal binomio lavoro e legalità in tutti i suoi aspetti. Lavoro e legalità per i tanti ragazzi e ragazze che lavorano in nero nel settore del commercio, del turismo e dei servizi, con orari assurdi e retribuzioni ridicole. Lavoro e legalità in un settore come la grande distribuzione, che ha fatto diventare Siracusa la provincia a più alta densità di centri commerciali dopo Catania. Un primato che non trova alcuna motivazione di carattere economico e sociale. Legalità per tutelare i tanti giovani, come Luisa Platania di Gela, costretti a restituire al datore di lavoro una parte della propria retribuzione. Lavoro e legalità per tutelare il diritto degli immigrati ad essere regolarmente retribuiti senza passare dalle mani dei caporali, per tutelare il diritto dei braccianti di Pachino e di Cassibile di non essere costretti a paghe da fame dalla concorrenza involontaria e inconsapevole degli immigrati irregolari. Su questo, come CGIL, abbiamo condotto una battaglia sacrosanta contro il caporalato e per eliminare il reato di immigrazione clandestina, che sono poi il braccio e lo strumento con cui si mettono in schiavitù gli immigrati e si crea una condizione di competizione illegale tra chi assume regolarmente e rispetta i contratti e chi sfrutta gli immigrati irregolari e i clandestini. Come CGIL prendiamo qui l'impegno a sostenere la proposta della FLAI per tornare al collocamento pubblico, l'unico strumento per combattere l'illegalità presente nel settore. Lavoro e legalità per noi significa anche tutelare i produttori agricoli che consegnano ai commercianti le loro produzioni con ricavi economici irrilevanti. In generale vogliamo incidere in una realtà lavorativa in continua trasformazione e frammentazione, piena di ingiustizie, di diritti negati, soprattutto ai giovani e alle donne, dove la paura di perdere il poco che si ha costringe spesso i lavoratori a mettere in secondo piano il rispetto per la propria dignità di persona e di lavoratore. Questa crisi ha ulteriormente accentuato le diseguaglianze esistenti nel mondo del lavoro, anche tra i generi, aumentando il divario retributivo rispetto agli uomini, relegando, ma anche infoltendo, la presenza delle donne nel terziario e nell'agricoltura, settori dove il sommerso e il nero la fanno da padroni e non sono per nulla aiutate dal welfare che allo Stato è inesistente. Lavoro e legalità significa stabilizzazione e lotta al precariato. Deve finire la logica che a ogni cambio appalto o ogni scadenza di contratto il lavoratore debba riconquistarsi il diritto al lavoro, perdendo tutti gli altri diritti contrattuali e parte della retribuzione. Noi ci batteremo affinché anche in questa provincia venga riconosciuta per tutti la clausola sociale, a salvaguardia dei lavoratori e aggiungiamo anche a vantaggio delle imprese serie, perché concorrere con ditte che non risultano avere dipendenti o li hanno sottopagati o addirittura in nero
o che fanno abuso di finte partite IVA o utilizzano i pensionati lasciando a casa le persone in età da lavoro, non è solo un atto di ingiustizia e di mancanza di rispetto della dignità dei lavoratori, ma crea anche una condizione di concorrenza sleale a tutto danno di chi vuol fare impresa nel rispetto della legge e dei contratti. Per fare ripartire il lavoro non basterà agire su una sola leva, ma bisognerà agire in più direzioni e su più livelli, quello europeo, nazionale, regionale, persino locale, sul sistema del credito, sulle scelte del sistema delle imprese e delle forze sociali. Non sarà facile né di breve periodo uscirne. A renderla più difficile la situazione è anche la durata e la profondità di una crisi senza precedenti, resa più grave dal fatto che negli ultimi 5 anni si è fatto poco per mitigarla. In Italia si è prima negata e poi si è agito per renderla addirittura peggiore. Del Congresso nazionale di 4 anni fa mi è rimasto impresso un passaggio della relazione di Epifani che diceva quasi testualmente: è illusorio pensare che quando usciremo dalla crisi e si potrà tornare in tempi brevi ai livelli di ricchezza, di benessere e di lavoro precedenti la crisi. La realtà attuale rende incomprensibile e persino irresponsabile diffondere messaggi ottimistici tipo «la crisi è passata» oppure «comincia a diminuire il ricorso alla cassa integrazione». Intanto perché non è vero che la crisi è passata, soprattutto nel meridione, poi perché la cassa integrazione diminuisce solo perché si esaurisce e non perché la gente torna al lavoro, e quindi è sintomo dell'aggravarsi della crisi e non del contrario, ma soprattutto perché può dare la pericolosa illusione che le cose stiano migliorando da sole e che quindi non ci sia bisogno di un intervento correttivo dello Stato. C'è un brusio sottofondo che forse capisco che sto posso annoiare, però se in primo luogo dicevo grazie per l'incoraggiamento. In primo luogo occorre un radicale cambiamento dell'Europa per porre fine alla politica del rigore che ha caratterizzato questi anni di crisi. Avere come unico riferimento la riduzione del debito pubblico, adottare come regola il pareggio di bilancio a tutti i costi, imporre il patto di stabilità interna ha messo in ginocchio il Paese, bloccando gli investimenti e destrutturando il welfare. Dall'Europa deve quindi venire una prima risposta che allenti la politica del rigore, ricreando un giusto rapporto tra lavoro e welfare, permettendo agli enti locali di derogare al patto di stabilità per gli investimenti. Abbiamo bisogno che l'Europa faccia uno sforzo per armonizzare e rendere efficaci le sue politiche sul fronte del mercato del lavoro e dei regimi fiscali. Occorre arrivare a un sistema di regole condiviso che governi il mercato globale e che assuma come limiti i diritti umani, del lavoro e della sostenibilità ambientale. Abbiamo bisogno di un'Europa che garantisca qualificazione del sistema industriale e infrastrutturale, centralità della ricerca e dell'innovazione di processo e di prodotto, formazione all'altezza dei mutamenti, snellimento delle procedure burocratiche nazionali ed europee, sviluppo ecocompatibile. In questo senso occorre una maggiore incisività da parte del CES, il sindacato europeo, per dare continuità alla piattaforma che era alla base dello sciopero europeo del 14 novembre 2012. Il 25 maggio saremo chiamati a votare su quale Europa vogliamo. Sarà il momento per scegliere se deve essere ancora l'Europa delle banche, in mano a un sistema finanziario senza vincoli e senza controlli, o puntare a un'Europa dei popoli, che crei ricchezza attraverso il lavoro, aumentando l'occupazione, estendendo i diritti e le tutele, e per questa via rispondere al bisogno di democrazia, partecipazione e solidarietà che viene anche dalle persone che lottano nelle piazze dell'Ucraina.
A livello nazionale occorre diminuire la pressione fiscale sul lavoro, sui lavoratori e sulle imprese, innanzitutto operando una più equa distribuzione della tassazione, caricando maggiormente sulle grandi ricchezze e sulle rendite finanziarie, alleggerendo il carico fiscale sui lavoratori e sulle imprese. Su questo punto la CGIL ha fatto da tempo una proposta precisa: si faccia una patrimoniale sulle grandi ricchezze e si taglino le tasse su imprese e sui lavoratori. Occorre anche aumentare le retribuzioni e le pensioni per permettere alle famiglie di far ripartire i consumi interni. Occorre anche rimettere mano alla legge sulle pensioni, introducendo un meccanismo di flessibilità nelle uscite che ridia valore ai 40 anni di contribuzione e ai lavori usuranti, una legge in grado di risolvere totalmente il problema degli esodati. L'aver alzato questo muro invalicabile per le pensioni non ha sconvolto la vita a quanti progettavano legittimamente di andare in pensione e ha impedito l'accesso al lavoro alle nuove generazioni. Occorre anche mettere mano ad una politica industriale innovativa, in grado di rimettere al centro la ricerca e l'innovazione di prodotto, puntando per esempio alla chimica verde, alla bioedilizia, ma anche investendo sulle infrastrutture materiali e immateriali di cui il Paese ha un grande bisogno, soprattutto nel meridione d'Italia. Se nel resto del Paese la situazione è difficile, in Sicilia è addirittura disperata. Qui la crisi ha solo accentuato una situazione che già di per sé era drammatica, con un tessuto produttivo debolissimo che dal 2008 ha perso il 30% del suo apparato industriale e 100.000 posti di lavoro. La Fiat è già andata via, l'Eni ha da tempo iniziato a chiudere e dismettere le produzioni industriali a Gela e a Priolo. I potenziali nuovi investitori sono spaventati dalla presenza della criminalità, della incertezza sugli iter autorizzativi, da un sistema di infrastrutture e di trasporti assolutamente inadeguato e non competitivo. In Sicilia il sistema del credito ha chiuso i cordoni della borsa alle imprese proprio quando avevano più bisogno di liquidità. In Sicilia la disoccupazione è oltre il 20%, molto al di sopra del dato nazionale. In Sicilia un giovane su due è senza lavoro. In Sicilia il sistema del welfare è debolissimo. Vengono al pettine quindi i danni provocati da Cuffaro prima e da Lombardo poi, ma paghiamo anche l'immobilismo dell'attuale governo. Sul governo Crocetta vorrei essere molto chiaro e dire con molta franchezza la mia opinione. Gli avrà dato atto di essere riuscito a dare segnale di netta discontinuità rispetto alla gestione dei due presidenti che lo hanno preceduto, tra l'altro tutti e due dimessosi per guai con la giustizia e poi condannati perché collusi con la mafia. È senz'altro merito di Crocetta aver dato segnali forti e chiari di un cambio radicale in termini di lotta alla mafia e alla corruzione, di legalità e di trasparenza nell'azione del governo e nella macchina amministrativa. Tutto questo va bene, va apprezzato. Ma adesso occorre anche altro. Non basta azzerare l'esistente. Adesso occorre anche costruire. Occorre un progetto di grande respiro che punti al risanamento dei conti, al welfare, alle politiche per il lavoro e per lo sviluppo della Sicilia. E invece sembra proprio che la spinta propulsiva di Crocetta si sia esaurita. La clamorosa bocciatura della legge di stabilità sta provocando tagli lineari che porteranno ad una riduzione di 200 milioni di euro delle risorse disponibili nella finanziaria bis, che si farà forse fra due settimane, ma intanto migliaia di persone a marzo rimarranno senza busta paga. Tutto ciò ha costretto le segreterie regionali a proclamare uno sciopero con manifestazione a Palermo per domani 11 marzo per tutta la categoria degli agroalimentari. Ai lavoratori forestali e a tutto il comparto agroalimentare va la nostra solidarietà e il nostro sostegno in una battaglia che intende affermare la certezza di un diritto e il rispetto della dignità dei lavoratori. Ma anche sulla legge per le province non andiamo bene. Anzi, io la mia impressione la dico con molta franchezza, allo Stato io non penso che abbiamo abolito le province, non mi pare proprio. Ha solo prorogato i commissari
rinviando a una successiva legge le norme per la Costituzione e per le competenze dei liberi consorzi dei comuni, di numero ancora imprecisato, tra l'altro. L'unico effetto ad oggi è aver messo a rischio gli stipendi e il posto di lavoro di migliaia di persone e aver paralizzato l'attività di un ente da cui scaturivano interventi per la viabilità, per l'edilizia scolastica, per i controlli sull'inquinamento ambientale. All'ente provincia di Siracusa chi si occuperà di utilizzare i 12 milioni di euro dei fondi europei stanziati per manutenzionare i 13 istituti scolastici della provincia? Mentre ancora manca un progetto vero di politica di sviluppo economico e produttivo dell'isola. Noi aspettiamo ancora che il governo Crocetta ci dica come intende affrontare alcuni dei grandi temi dai quali passa il futuro e il rilancio della Sicilia. Li accenno soltanto. Un piano per il risanamento e la riqualificazione dei poli industriali siciliani. Un piano per il risanamento e la manutenzione del territorio per prevenire il rischio di nuovi dissesti idrogeologici. Ambito in cui pensiamo si possa trovare una soluzione che assicuri stabilità e produttività alla vertenza dei nostri lavoratori forestali, che hanno dato anche di recente prova di saper operare con competenza e professionalità. L'altro tema è la stabilizzazione dei precari del pubblico impiego. Noi pensiamo che questi lavoratori che svolgono con continuità l'attività per conto degli enti non possono rimanere precari a vita. Al lavoro stabile deve corrispondere lavoratore stabilizzato con contratto a tempo indeterminato e a orario completo. Questo non è solo un atto di giustizia per i lavoratori, ma crea anche le condizioni per motivare le persone a produrre di più, a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, al servizio dei cittadini e del sistema economico e produttivo dell'isola. La riforma e la riqualificazione della formazione professionale. Il CIAPI, secondo me, costituisce la classica soluzione tampone. Adesso però bisogna darsi un progetto organico per l'intero settore. Noi pensiamo infatti che per costruire un nuovo modello di sviluppo per la Sicilia occorre pensare ad una formazione in grado di riqualificare gli ultracinquantenni rimasti senza lavoro e a costruire un ponte formativo per i giovani neodiplomati in grado di collegare la formazione alle reali opportunità che il mondo del lavoro offre. È arrivato, a mio giudizio, il momento di un cambio di passo da parte di Crocetta. Spero che capisca che la Sicilia non ha bisogno di altri commissari, ma ha bisogno di essere governata. Per andare a Siracusa, in questi 4 anni la situazione del territorio si è profondamente modificata. La provincia si è impoverita e non solo economicamente. Abbiamo la sensazione che il territorio stia arretrando anche dal punto di vista culturale e sociale e mostri pericolosi cedimenti anche sul piano della legalità. In questi ultimi anni è emerso un intreccio tra pezzi della politica e della pubblica amministrazione, il mondo dell'impresa e ambienti malavitosi e mafiosi, situazioni di illegalità che hanno portato già allo scioglimento del Consiglio Comunale di Augusta e che hanno gettato ombre anche sull'immagine di pezzi importanti della magistratura siracusana. A rendere più grave la situazione si sono aggiunti i recenti episodi di estorsione che hanno interessato una importante impresa che lavora da anni con le pubbliche amministrazioni nel campo della raccolta rifiuti. In questi anni siamo stati espropriati dei centri decisionali. Credo che abbiamo stabilito un record in termini di gestioni commissariali, tralasciando la provincia, dove si alternano ormai commissari ogni 3 giorni, abbiamo fatto il pieno di commissari all'ASP, all'INDA, all'IAS, all'autorità portuale di Augusta, oltre che al comune di Augusta. La politica di questo territorio ha perso la sua capacità di proporsi come classe dirigente, abdicando al ruolo che gli elettori e il territorio ha loro assegnato. Ne è uscita fortemente indebolita l'autorevolezza e la stessa credibilità dell'intera classe dirigente provinciale. Non sarà un caso che Siracusa è stata esclusa anche dalle zone franche urbane. Il territorio si è impoverito anche dal punto di vista culturale. Guardate,
In 4 anni siamo passati dal rivendicare il quarto polo universitario, che l'onorevole Prestigiacomo aveva dato per certo, alla difesa dell'autonomia del liceo classico Gargallo dal liceo scientifico Corbino, promesso dall'assessore Sgarlato. La vicenda si è chiusa con 2 sconfitte che danno il segno dell'abbassamento del livello del dibattito e della perdita di aspettative di questa città e di questa provincia, che aspetta tra l'altro ancora l'apertura del suo teatro comunale. Tutto questo mentre i dati economici e occupazionali del territorio sono diventati sempre più drammatici. 160.000 persone su un totale di 400.000 vivono di pensione, che mediamente non supera le 700 euro. È peggiorata la qualità della scuola. Abbiamo perso circa 2.000 posti di lavoro tra insegnanti e personale ATA. Vi è una forte carenza nel numero degli insegnanti di sostegno. I nostri ragazzi stanno in aule fredde di edifici fatiscenti. Le famiglie pagano i colori, l'acqua da bere e persino la carta igienica. La mancanza di risorse per le scuole primarie determina l'impossibilità di effettuare il tempo pieno nella scuola primaria, creando una penalizzazione per i bambini del meridione rispetto a quelli del settentrione, che nei 5 anni priva i nostri bambini di ben 2.175 ore di studio. La situazione dell'edilizia scolastica è mediamente inadeguata. In questo quadro, voglio dirlo al sindaco di Siracusa, che non vedo più, non ci è sembrata una grande idea far visitare a Renzi una delle scuole meno disastrate. Per ottenere finanziamenti bisognava fargli visitare una scuola che stava male e non una che stava tutto sommato bene. Via via che ci siamo visti cancellare, gli ospedali, i treni, i servizi per gli anziani e per le fasce più deboli della popolazione. Abbiamo un numero di senza lavoro molto più numeroso dei circa 34.000 che risultano iscritti ai centri per l'impiego. Infatti almeno altrettanti rinunciano a iscriversi perché sfiduciati. Questo fenomeno si concentra soprattutto tra i giovani al di sotto dei 30 anni e, cosa ancora più grave, tra le donne che restano sempre di più ai margini del mondo del lavoro. Nel 2013, tra imprese che nascono e quelle che chiudono, abbiamo un saldo decisamente negativo nei settori strategici dal punto di vista economico e occupazionale. Vi dico qual è solo il saldo: meno 154 imprese agroalimentari, meno 80 manifatturiere, meno 161 costruzioni, meno 180 attività commerciali, meno 76 attività turistiche di alloggi e ristorazione. Nel frattempo, nella città di Siracusa sono stati eseguiti 500 sfratti e altri 1.360 sono in via di esecuzione. 10.500 persone vivono di disoccupazione agricola, 500 in meno rispetto al 2012. È crollata la richiesta di cassa integrazione ordinaria. Da 1.600.000 ore del 2012 siamo passati a 426.000 ore. Crolla anche la cassa in deroga, da 1.400.000 ore del 2012 a 460.000 ore del 2013. Questi dati sono un'ulteriore conferma che le imprese chiudono i battenti, che il ricorso agli ammortizzatori sociali si sta gradualmente esaurendo. Al territorio rimarranno le saracinesche abbassate e le persone senza lavoro e senza reddito. Infine, il settore a più alto densità occupazionale, che è quello terziario, che rappresenta il 55% del totale degli occupati, è fatto di lavoratori stagionali, precari, con poche ore giornaliere di impiego e bassissima retribuzione, che spesso non supera le 500 euro mensile. A questa situazione, per lo più note, si è aggiunta l'emergenza immigrazione, che in 10 mesi ha portato circa 18.000 persone, di cui 1.500 minori non accompagnati, sulle banchine del porto di Siracusa prima e di Augusta dopo. L'emergenza e la straordinarietà sono diventate in questo territorio una quotidianità, allo stato senza soluzione. Un vero e proprio esodo
che il territorio ha affrontato a mani nude, senza strutture e senza servizi adeguati. Voglio qui ringraziare pubblicamente il prefetto Gradone e le forze dell'ordine per essere riusciti a fronteggiare questa emergenza. Un ringraziamento va a tutte le associazioni di volontariato che si adoperano quotidianamente per assistere gli immigrati nella prima accoglienza. Il paradosso, vedete, è quella che per noi è ancora una vera grande emergenza, è scomparsa dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e temo anche dall'agenda del governo. Le forze dell'ordine vanno ringraziate anche per l'opera investigativa effettuata per combattere la criminalità organizzata. In particolare alla Guardia di Finanza e all'Arma dei Carabinieri va il nostro apprezzamento per l'impegno e i risultati ottenuti nel colpire l'evasione fiscale e nel colpire e sanzionare le condizioni di illegalità diffuse presenti nel mondo del lavoro, dove impera il lavoro nero e non sono garantite le condizioni di sicurezza sul lavoro. Vorremmo che altrettanta attenzione ci fosse anche dai soggetti istituzionalmente preposti ai controlli. Il prefetto va anche ringraziato per la sensibilità e la pronta disponibilità dimostrata nelle tante, troppe vertenze del lavoro che siamo costretti a portare alla sua attenzione. Malgrado questo quadro difficile, noi continuiamo a pensare che Siracusa ce la possa fare, se potrà ripartire e saprà ripartire dai suoi punti di forza. Siracusa, con il suo patrimonio produttivo, umano e culturale, può essere ancora il motore dello sviluppo per la Sicilia. Siracusa rappresenta una realtà unica, e non solo per la Sicilia, sia dal punto di vista economico e produttivo, ma anche per la qualità e la maturità delle forze sociali, economiche e produttive, in grado di attuare un modello relazionale di coesione sociale tra i più avanzati del Paese, tale da collocarla sempre un passo in avanti rispetto al resto dell'isola. Non è un caso che l'esperienza del tavolo del lavoro tra tutte le forze sociali e le categorie produttive sia diventato un modello a cui si sono ispirati anche altri territori. In una fase in cui sono venute a mancare le sedi istituzionali di confronto, il tavolo del lavoro ha rappresentato e può ancora rappresentare il luogo in cui le forze produttive e sociali possono dialogare e confrontarsi per dare ad un nuovo progetto di sviluppo condiviso per la provincia, per dare vita a un nuovo progetto di sviluppo condiviso per la provincia di Siracusa. Quali sono i punti di forza del nostro territorio? Primo, dispone di un'agricoltura di qualità con produzione di eccellenza e con la presenza di grandi e moderne imprese che esportano in tutta Europa. Secondo, a Siracusa c'è il più grande petrolchimico del Paese, che dà ancora lavoro a circa 8.000 lavoratori tra diretti e indotto e con un patrimonio di competenze e di professionalità che non appare nel resto del Paese. Terzo, Siracusa dispone di un patrimonio di beni archeologici, monumentali, naturalistici e paesaggistici di inestimabile valore e di grande attrazione turistica, che aggiunto alle favorevoli condizioni climatiche e al fatto di essere esposta per tutta la sua estensione al mare, ne fanno meta tra le più ambite per il turismo estivo, culturale e non. Se il neo ministro Franceschini vuole puntare sulla bellezza e sulla storia, allora deve puntare per forza su Siracusa e sul suo territorio. Agroalimentare, industria e turismo, con questi punti di forza noi pensiamo che il territorio abbia tutte le possibilità per uscire dalla crisi prima e meglio di altri. Pensiamo questo si possa ottenere attraverso una graduale trasformazione economica, produttiva e occupazionale del nostro territorio, dove l'industria non sia più l'unica gamba di sviluppo e che non sia rappresentata solo dalla petrolchimica, ma anche dal settore manifatturiero, dove l'agricoltura torni ad essere il settore primario attraverso un piano di rilancio del settore che punti all'abbattimento dei costi di trasporto, all'abbattimento dei costi dell'energia, con una filiera produttiva imperniata sul produttore eliminando l'intermediazione parassitaria in cui spesso si nasconde la criminalità organizzata e che finalmente completi il ciclo produttivo con un'industria di trasformazione del prodotto, dove si realizzino gli indispensabili investimenti infrastrutturali dei trasporti di tutta la Sicilia sud-orientale al servizio del settore agroalimentare e del turismo.
In questo senso pensiamo di poter riassumere in pochi punti le direttrici per il consolidamento e il rilancio dell'economia provinciale. Realizzazione delle grandi opere infrastrutturali per la modernizzazione dell'area della Sicilia sud-orientale, a partire dai collegamenti stradali, autostradali e ferroviari con gli aeroporti di Catania e Comiso, con il porto commerciale di Augusta. Su questo punto salutiamo come un fatto sicuramente positivo la sottoscrizione dell'accordo che istituisce il distretto sud-est Sicilia, che potrà costituire un proficuo strumento di lavoro per la crescita del settore turistico e agroalimentare per le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Occorre puntare anche sul rilancio del polo industriale attraverso due direttrici: realizzazione di un piano di risanamento ambientale aggiornato rispetto a quello del 95 e avvio delle bonifiche della zona industriale nella rada di Augusta. Guardate, queste opere sono indispensabili per salvaguardare la salute dei cittadini e dei lavoratori e per ricostruire il rapporto di fiducia tra industria e territorio, ma sono utili anche per dare concreto avvio allo sviluppo del porto di Augusta, che è la vera, grande e nuova opportunità di diversificazione produttiva e occupazionale per la Sicilia orientale. Secondo, ammodernamento dell'apparato impiantistico e produttivo del polo industriale per renderlo più sicuro e meno inquinante. Sulle problematiche industriali mi consentirete di fare qualche considerazione in più, perché l'industria non significa soltanto lavoro, ma chiama in causa anche il tema della sicurezza, della salute e dell'ambiente. In questi ultimi anni i lavoratori e il sindacato hanno dovuto subire attacchi da tutte le parti, dagli ambientalisti, dalle imprese, dalla politica. A tutti loro vorremmo chiedere uno sforzo di realismo e di responsabilità. A quanti ritengono che chiudere il polo industriale sia la soluzione di tutti i mali, vorremmo dire che non risolverebbe comunque il problema dei guasti ambientali del passato. L'Italia è piena di siti industriali dismessi che nessuno bonificherà mai. L'unico modo per bonificare è farlo con il polo industriale in produzione. Vorremmo anche dire che dietro ogni colonna e ogni impianto ci sono persone, ci sono i destini di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie. Lavoratori che senza il polo industriale andrebbero ad ingrossare le fila dei disoccupati di questa provincia. Quindi equilibrio e responsabilità dovrebbero consigliare a tutti di tenere assieme risanamento ambientale e riconversione industriale per avere un'industria sostenibile, rispettosa dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini. Alle imprese diciamo che siamo consapevoli che i guasti ambientali che il territorio sta pagando in termini di salute sono in parte dovuti ai decenni passati. Diciamo però che ci aspettiamo un maggiore impegno dalle imprese per abbattere l'inquinamento pregresso e per non aggiungerne altro. I recenti e frequenti incidenti e i casi di inquinamento atmosferico purtroppo sono la conferma di una pericolosa battuta d'arresto, sia in termini di nuovi investimenti, sia in termini di attività di manutenzione sull'esistente, soprattutto da parte dell'ISAB, che è diventata l'azienda di riferimento del sito per numero di dipendenti e per dimensioni. In questi anni è venuta meno la responsabilità sociale delle imprese nei confronti del territorio e la loro capacità di dialogo e di comunicazione trasparente e tempestiva con le istituzioni e con le forze sociali. Per noi non è accettabile che a distanza di 8 mesi non si sappia ancora chi ha provocato l'inquinamento atmosferico a Melilli il 18 maggio del 2013. Nessuno ci potrà convincere che è giusto così. Nessuno potrà impedire alla CGIL di denunciare e affermare che questi comportamenti sono gravi e irresponsabili e danneggiano, oltre che i lavoratori e i cittadini, anche gli stessi interessi delle imprese che vogliono continuare a produrre in questo territorio. Occorrono quindi investimenti sull'ambiente e sulla sicurezza. Occorrono comportamenti trasparenti e comportamenti leali nei confronti del territorio. Alla politica chiediamo realismo e responsabilità.
Il realismo di chi non può cavalcare l'antiindustrialismo senza avere un altro modello di sviluppo da proporre in alternativa, che produca lavoro oggi e non tra 10 anni. La responsabilità di chi deve svolgere il suo ruolo di rappresentanza e di governo, trovando le soluzioni ai problemi e non cavalcandoli ai fini elettorali. Oggi più che mai i problemi da affrontare sono progettare gli interventi e trovare le risorse economiche per bonificare e risanare il territorio, migliorare e rendere più rigorose le leggi sui controlli ambientali, rafforzare il ruolo dell'ALPA dal punto di vista delle risorse umane e delle apparecchiature di controllo, affidandole la gestione di tutte le reti di rilevamento, pubbliche e private. Per fortuna su questi temi devo dire che non siamo soli. Possiamo contare sull'impegno della prefettura e sulla completa, mi sento di dire, condivisione da parte dei sindaci. Ed è grazie all'impegno del prefetto che oggi è possibile parlare di un nuovo protocollo e della revisione del codice di autoregolamentazione degli industriali. Ma nel futuro industriale di questa provincia non ci deve essere solo petrolchimica. Occorre puntare anche sul rilancio del polo metalmeccanico di Punta Cugno per la cantieristica e l'offshore. Punta Cugno è un'area attrezzata in cui in passato sono state costruite piattaforme petrolifere, dando lavoro stabile a circa 1.000-1.200 lavoratori metalmeccanici, utilizzando il patrimonio di professionalità e di competenza dei lavoratori di questo territorio. Da lì può ripartire una nuova esperienza di diversificazione produttiva per le imprese e i lavoratori metalmeccanici. Analogo ragionamento vorremmo avviare per riutilizzo dell'area attrezzata di Marina di Melilli, dove non molto tempo fa 500 lavoratori della Siteco costruivano pale eoliche. È nostro convincimento che se alcuni di questi investimenti, in attesa di autorizzazione o di essere appaltati, verranno sbloccati, si possono costruire nuove opportunità di lavoro aggiuntivo per gli edili, per i metalmeccanici e per i lavoratori dei servizi industriali. Pensiamo ai 3 lotti dell'autostrada Siracusa-Gela, alla Catania-Ragusa, all'attività di ampliamento della banchina del porto di Augusta, alle bonifiche dell'area industriale e al progetto di Versalis in attesa di autorizzazione. Su questi temi sentiamo l'esigenza di un osservatorio prefettizio che faccia il punto sugli iter di tutti gli investimenti e promuova le azioni necessarie per arrivare ad una rapida cantierizzazione. Come realizzare questi obiettivi? Tutti questi obiettivi sono apparsi sempre a portata di mano, ma non siamo ancora riusciti a coglierli. Cosa è mancato? Dov'è che dobbiamo migliorare la nostra azione? Ed è su questo che avvertiamo un limite, anche nostro, nell'azione unitaria del sindacato confederale. Non si tratta di attribuire percentuali di responsabilità. Se abbiamo mostrato limiti nella nostra azione, le responsabilità sono di tutti e ci sono anche le nostre. Ma Munafò e Sanzaro, voglio dire che il nostro limite non è nell'analisi dei problemi e neanche nella capacità di proporre soluzioni. In questo siamo bravi e siamo quasi sempre d'accordo. Il nostro limite sta nel fatto che non siamo stati in grado di dare la necessaria continuità alla nostra azione. In questi 4 anni abbiamo vissuto troppe fasi di immobilismo nell'azione sindacale unitaria. Io stesso nei rapporti unitari mi sono sentito spesso sulle montagne russe, momenti di grande coesione e troppo lunghe fasi di mancanza di iniziativa unitaria, a volte anche assenza di comunicazione. In questo modo abbiamo disorientato i nostri quadri dirigenti, i lavoratori e abbiamo tolto al territorio un punto di riferimento essenziale. Io penso che abbiamo bisogno di ripartire assieme. Ce lo chiedono i lavoratori, avevo perso il rigo, ce lo chiedono i lavoratori e serve al territorio. Ma c'è un punto su cui dobbiamo intenderci e voglio dirlo con molta franchezza e chiarezza. Se non vogliamo incorrere in altre false partenze e in altri stop improvvisi, occorre che condividiamo un punto fondamentale. Gli interessi del lavoro di questo territorio devono venire prima di tutto.
prima delle ragioni di Stato, prima di Bonanni, di Bernava, di Angeletti e di Camusso. Noi siamo pronti da tempo, diciamo quando dobbiamo partire e abbiamo bisogno di ripartire perché abbiamo perso fin troppo tempo. Vorrei dare un messaggio anche a Confindustria. Dopo 3 anni di immobilismo dell'associazione, adesso aspettiamo un segnale di vitalità da parte del nuovo presidente. Noi siamo alla ricerca di un interlocutore attento e rappresentativo, con cui condividere un sistema di regole che aiuti a fare crescere un'imprenditoria locale sana e a stabilizzare il lavoro. Vogliamo discutere di subappalti, di appalti a massimo ribasso, vogliamo affrontare il tema delle false partite IVA e dei ricorsi troppo frequenti ai pensionati. Vogliamo discutere di un tema che noi riteniamo fondamentale, che è quello della formazione e della riqualificazione dei giovani e non, anche attraverso un progetto di rilancio del ruolo del CIAPI in questo territorio. Un CIAPI che da un lato ricostituisca gli organi di governo collegiali e dall'altro recuperi la capacità di dialogare con le forze sociali e istituzionali del territorio. Vogliamo costruire un modello di relazione industriale che possa contribuire ad invogliare nuovi investitori a venire nel nostro territorio. Ci aspettiamo che Confindustria non si limiti a fare da portavoce alle imprese, ma ne orienti i comportamenti e le scelte, assumendone realmente la rappresentanza. In questi anni Confindustria ha fatto da spettatrice e il sindacato ha dovuto ricercare il confronto con singoli prezzi del mondo dell'impresa, a volte con le singole imprese. Aspettiamo Confindustria in particolare su 2 temi importanti e scottanti. Primo, la stipula di un protocollo che detti le regole su appalti e stabilizzazione dei lavoratori. Su questo tema consideriamo sia stato un errore strategico l'atteggiamento di attesa assunto dalla vecchia dirigenza di Confindustria. Siracusa è sempre stata fucina di innovazione ed esempio per gli altri territori. Non comprendiamo perché dobbiamo prendere lezioni da quello che già da tempo accade a Gela. L'altro tema scottante è l'integrativo provinciale del settore metalmeccanico, già scaduto da tempo. Alla lettera di Federmeccanica rispondiamo: siamo disponibili a discutere di soluzioni innovative per il futuro che comportino vantaggio per le imprese senza penalizzare i lavoratori, ma nessuno pensi di cancellare quote di salario e dei diritti dei lavoratori metalmeccanici. Noi pensiamo che qualunque soluzione passa dalla certezza dell'erogazione salariale del 2014. Alla politica tutta vorremmo chiedere di riflettere sulla poca attenzione che i governi nazionali, tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, hanno riservato al nostro territorio. Dalla questione delle infrastrutture, alle bonifiche, alle politiche industriali, al ruolo del governo nelle scelte dell'ENI, dal piano dei porti alle ferrovie. Al centro-sinistra che governa Roma, Palermo e Siracusa, vorremmo dire che spetta a loro dare al territorio risposte di governo. In particolare il PD dovrebbe smetterla di occuparsi solo delle vicende interne. Non si può essere perennemente in congresso. Le primarie sono uno strumento, non possono essere l'unico fine. Bisogna occuparsi del governo del Paese. Questo territorio ha un grande bisogno di risposte da parte del governo. C'è un grande bisogno della presenza dello Stato in questo territorio. Il 5 maggio Siracusa ha ricevuto la visita del nuovo Presidente del Consiglio Renzi, un fatto nuovo e indubbiamente positivo. Marzo, è indubbiamente positivo. Nell'incontro Renzi, tra l'altro, ha confermato di essere un ottimo comunicatore, di avere una discreta capacità di ascolto e di essere persino spiritoso. Io stesso ne ho potuto apprezzare la capacità e ho apprezzato soprattutto lo spirito con cui ha voluto mettere in atto un simpatico, così come l'ha definito Repubblica, siparietto con me. Ho colto soprattutto positivamente l'intenzione di lanciare un segnale distensivo, non certamente verso la mia persona, ma per il fatto che a parlare era un sindacalista della CGIL.
A un certo punto dello scherzoso scambio di battute mi ha pure chiesto se pensavo che, per il governo Renzi fosse meglio farsi accompagnare dalla Chiesa o dalla CGIL. Io, per la verità, per non caricare troppe responsabilità sulla CGIL, ho risposto: da tutte e due è meglio, perché non si sa mai. Ovviamente eravamo nel campo delle battute, ma non bastano le battute per governare, neanche quelle di grande effetto, come quelle sulle email come strumento sostitutivo della contrattazione tra le parti. Devo dire di essere rimasto molto perplesso quando, ad una mia sollecitazione per farci incontrare il Ministero dell'Ambiente, oltre che gli altri ministeri, per costruire i progetti che mancano sulle bonifiche, lui ha risposto testualmente: Paolo, non c'è bisogno che vieni a Roma, mandaci un'email e noi ti rispondiamo. Devo dire che la prima cosa che mi è passata in testa mentre alcuni in sala si apprestavano ad applaudire questa battuta, io invece ho pensato a un'altra cosa, ho pensato alla classica situazione di due persone che si stanno separando, in cui uno dei due sa che non si rivedranno più e dice all'altro: mi raccomando, scrivimi, tanto non ti rispondo. Io credo che tutto questo... Io credo che però, ripeto, al di là delle battute, questo approccio tradisca un'idea che per la verità non è nuova, che prevede l'azzeramento dei ruoli di rappresentanza dei corpi intermedi e l'eliminazione della contrattazione come metodo di confronto tra le parti. Renzi forse pensa di dover solo comunicare ma non concordare con le parti sociali. Come dicevo, non è un'idea nuova. Ci ha provato in passato anche Berlusconi per 20 anni a eliminare la CGIL dalla scena politica del Paese. Ma noi siamo ancora qui, da 100 anni, e ci saremo ancora per altri 100 anni. E quindi Renzi stia sereno che la CGIL ci sarà sempre. Io vorrei dire, approfittando della presenza dei partiti e dei parlamentari, che non credo che questo problema riguardi solo noi, ma investe anche i partiti e le rappresentanze parlamentari. Forse Renzi considera un intralcio alla sua azione anche il Parlamento e i parlamentari che lo compongono. Come leggere altrimenti le modalità con cui è stata costruita la presenza di Renzi a Siracusa? Modalità che hanno saltato completamente il ruolo dei parlamentari del territorio, neanche invitati all'evento. Avrei preferito che la presenza del Presidente del Consiglio fosse stata frutto dell'impegno e del protagonismo dei nostri parlamentari, che fossero loro a garantire anche per il futuro la continuità della presenza del governo nel territorio. Non condivido affatto l'idea delle scorciatoie, dello scavalcamento dei ruoli. Alla lunga tutto ciò finisce per nuocere agli interessi complessivi del territorio e ad allontanare ulteriormente la gente dalla politica. Con i sindaci vogliamo continuare a lavorare insieme sul progetto condiviso di risanamento ambientale e rilancio del polo industriale, ma vogliamo allargare la collaborazione e il confronto ai temi importanti come il ciclo dei rifiuti, l'acqua pubblica, il miglioramento della sanità, i trasporti pubblici urbani e interurbani. In particolare, sul problema posto dal fallimento di Saiotto, vogliamo condividere un progetto complessivo che si muova nell'ambito del disegno di legge della ripubblicizzazione dell'acqua in discussione all'Assemblea regionale. Un progetto che tenga conto dell'esigenza di salvaguardare la certezza di un servizio di qualità agli utenti e la salvaguardia occupazionale per centinaia di persone che lavorano nel settore, tra diretti e indotto.
In questo senso condividiamo le preoccupazioni espresse dai lavoratori e dal sindacato di categoria rispetto alle ipotesi di frammentazione del servizio. Noi pensiamo invece che occorre mantenere una gestione di ambito territoriale del servizio nello spirito della legge Galli del 94, che ha inteso affermare il principio della proprietà pubblica di tutte le acque e della gestione integrata dell'intero ciclo delle acque in ambito territoriale. Con i sindaci vogliamo confrontarci sulle politiche sociali e sul welfare locale, realizzando un modello economico dove il welfare non sia considerato un costo da tagliare nei momenti di crisi, ma un fattore di sviluppo che libera energie e che apre la strada del lavoro alle donne. Anche noi condividiamo l'idea che ogni posto di lavoro femminile in più crea un indotto e favorisce la crescita economica. Il welfare sconta invece un taglio pesante dei trasferimenti agli enti locali, che per le politiche sociali, per la non autosufficienza, ha creato un vuoto, uno svuotamento della legge 328, la legge quadro dell'assistenza. I tagli hanno riguardato pesantemente anche le politiche per l'infanzia. Il risultato è stato di peggiorare le condizioni di vita della parte più debole della popolazione, quella che ha in questo momento maggiore bisogno di essere assistita. Assistenza e cura di cui si sono fatte carico le famiglie, in particolare le donne. Il welfare sconta anche la scarsa capacità delle istituzioni locali ad intercettare fondi europei. Noi pensiamo che pur in un quadro di riferimento difficile, dal confronto con le amministrazioni locali sia possibile recuperare risorse da destinare al welfare, attraverso la lotta agli sprechi, la lotta all'evasione, introducendo tasse di scopo, promuovendo la compartecipazione degli utenti. Per noi in questa fase difficile occorre selezionare le priorità e concentrare le risorse e l'impegno sulla non autosufficienza, il contrasto alla povertà, i minori. Un grande ruolo in questo campo sta svolgendo lo SPI, soprattutto per la parte che attiene all'assistenza agli anziani. In particolare lo SPI di Siracusa da mesi è impegnato nel confronto con le amministrazioni locali per sottoscrivere accordi e per cogliere tutte le opportunità. Ed è in ragione di questo impegno dello SPI a livello nazionale e locale che si è potuto accedere ai fondi europei dei piani di azione e coesione. Allo Stato sarebbero destinati alla provincia di Siracusa 3 milioni di euro per l'assistenza domiciliare per la non autosufficienza. Grazie al pressing dello SPI di Siracusa sono stati presentati i progetti per accedere ai fondi. Ma qui c'è la cattiva notizia, che dei 400 progetti presentati dalle quattro regioni interessate, Sicilia, Campania, Puglia e Calabria, solo 12 sono stati approvati. Gli altri sono stati rinviati al mittente per integrazioni e chiarimenti. Risulta evidente l'approssimazione con cui i comuni hanno predisposto i progetti, che nella migliore delle ipotesi comporterà rinvii e ritardi nell'approvazione dei progetti e quindi nell'avvio dei servizi alle persone. Anche la Confederazione procede nella direzione della contrattazione nel territorio sulle politiche sociali dei comuni, una strada per dare e migliorare i servizi alle persone e per costruire nel tempo nuove opportunità di lavoro per i giovani e per le donne. Su questi temi sento il bisogno di dare un messaggio a Garozzo che l'assessore Lo Giudice mi farà la cortesia di riportare. Abbiamo letto che l'amministrazione comunale non avrebbe competenze sul lavoro. Non siamo d'accordo. Il Comune, oltre ad essere datore di lavoro per circa 900 persone, può creare lavoro attraverso gli investimenti che direttamente mette in campo, attraverso le scelte urbanistiche e di sviluppo che adotta. È una consapevolezza che pare abbia acquisito il qui presente assessore ai lavori pubblici, Lo Giudice, che ha raccolto la nostra proposta di condividere un protocollo sugli appalti pubblici per garantire l'occupazione ai lavoratori locali. Una città che vorrebbe vivere di turismo ha bisogno che il governo della città abbia una politica sui trasporti, sulle infrastrutture, sui servizi e sull'accoglienza, abbia capacità di programmazione anche di eventi esclusivi. Sarà anche per questo limite, che uno dei più prestigiosi alberghi della nostra città ha dovuto chiudere per 3 mesi e ha trasformato i contratti dei propri dipendenti da full time a part time.
dando un segnale chiaro che sul turismo si stanno producendo solo parole e passi indietro. Noi pensiamo che hanno a che fare con il lavoro le mancate scelte sui progetti per la portualità turistica, l'incertezza sulla Pillirina. È possibile che una città sul mare non abbia un porto turistico? È possibile che una città che vuole vivere di turismo tutto l'anno non abbia un centro congressi? Purtroppo continua a mancare un'idea e un progetto per la città e si continua a improvvisare. In questo quadro anche la tassa di soggiorno, di per sé giusta, è percepita come frutto di improvvisazione e non all'interno di una programmazione condivisa con tutti i soggetti interessati. Di questo e altro vogliamo parlare con la nuova giunta comunale, senza pregiudizi e con spirito costruttivo, nell'interesse della città. Per quanto ci riguarda, più lavoro di qualità e migliore qualità della vita saranno i temi su cui siamo impegnati e saremo impegnati anche nel 2014. Per queste ragioni siamo anche impegnati a migliorare la sanità a Siracusa, con particolare riferimento all'esigenza di migliorare l'offerta sanitaria complessiva e di fare chiarezza sull'ospedale Umberto I di Siracusa, sul futuro dell'ospedale di Noto, sul polo oncologico di eccellenza previsto ad Augusta, sull'effettiva istituzione dei PTA nelle zone della provincia lontane dai presidi ospedaliere e sul potenziamento di tutta la medicina territoriale. Vogliamo affrontare il tema dei trasporti all'interno dei centri abitati e di collegamento tra i vari comuni. Vorremmo comprendere per tempo quali soluzioni si intendono assumere per far fronte al paventato disimpegno dell'AST e se c'è già un progetto su cui lavorare. Vorremmo affrontare il tema del piano dei rifiuti e di come, ad esempio, i comuni di Siracusa ed Augusta pensano di superare la troppo lunga fase di proroga nella gestione del servizio. Finisco per dire qualcosa anche sullo stato di salute della CGIL di Siracusa. In questi anni abbiamo lavorato per costruire pari opportunità per tutti. Molta strada l'abbiamo fatta, ma moltissima ne resta da fare. Dobbiamo tutti assieme impegnarci affinché le donne e i giovani di questa organizzazione, per le donne e per i giovani di questa organizzazione, arrivare a ruoli di responsabilità non debba costituire sempre la scalata dell'Everest. Dobbiamo evitare che i giovani, pur bravi e disponibili, debbano sentirsi sempre buoni per il futuro e mai per il presente. Dobbiamo evitare che le donne debbano sempre superare un esame in più rispetto agli uomini. Dobbiamo cioè garantire pari opportunità a tutti i generi e a tutte le generazioni. Spetta alla nostra generazione tenere sempre la porta aperta all'impegno di tutti, incoraggiandolo e mai raffreddandolo l'entusiasmo. Solo così potremo dare una risposta al bisogno di allargamento, di ringiovanimento della nostra base militante. In questi 4 anni abbiamo fatto tantissime manifestazioni, per la cui riuscita sono sempre stati determinanti i pensionati, che non smetterò mai di ringraziare. L'obiettivo che ci dobbiamo porre è che in futuro, accanto a un pensionato, ci sia sempre anche un giovane. Siamo arrivati a questo congresso con un gruppo dirigente rinnovato. Basta dare un'occhiata alla platea per rendersi conto di quanta strada abbiamo fatto in questi 4 anni. Io considero i 210 delegati presenti il nuovo gruppo dirigente che guiderà la CGIL nei prossimi anni. Domani dovremo eleggere un direttivo di numericamente ridotto rispetto alla platea congressuale. Ma la mia idea è quella di continuare a far vivere questa platea, di continuare a mantenere attivo questo gruppo di compagni e di compagne, per farla crescere e coinvolgerla periodicamente nei temi di maggiore rilievo per l'organizzazione. La proposta che vi faccio è di non buttare la delega che avete appesa al collo. Vi servirà ancora. Io mi impegno
se ci sarò ancora, a riconvocare questa assemblea già nel corso dell'anno per lavorare insieme, per crescere insieme tutti quanti e far sempre più forte e più grande la CGIL. Nel corso di questi anni, pur in una situazione drammatica di diminuzione e di trasformazione del lavoro, la CGIL di Siracusa ha aumentato gli iscritti. Abbiamo rafforzato la nostra presenza nei luoghi di lavoro e migliorato il radicamento nel territorio. Per questo abbiamo aperto la sede anche a Solarino. Adesso siamo presenti in tutti i comuni e persino in piccoli centri abitati, comprese le frazioni Cassibile, Pedagaggi, Villasmundo. Abbiamo reso più accogliente e funzionali le nostre sedi, migliorando quelle esistenti, come a Noto e Canicattini, o aprendone di nuove più comode, come il caso di Francofonte, Augusta, Floridia, Cassibile, Avola, Pachino, Palazzolo, Ferla. Nel territorio abbiamo puntato a mantenere l'alto livello professionale raggiunto dal nostro sistema servizi e dal patronato, rafforzando la nostra presenza sindacale e politica. Ciò è avvenuto grazie all'impegno delle categorie che assicurano la presenza settimanale nelle Camere del Lavoro e all'impegno dei segretari di Camera del Lavoro, sempre più in grado di assolvere al ruolo di riferimento per i lavoratori, per i pensionati e per l'intera comunità. Abbiamo rinnovato e ringiovanito il gruppo dei segretari di Camera del Lavoro. Abbiamo adesso una segretaria donna a Floridia e due trentenni a Melilli e Canicattini. E per stare ai giovani, voglio ringraziare Yvonne e Salvo per il loro impegno, per i risultati raggiunti e attraverso loro ringraziare tutte le compagne e tutti i compagni del sistema servizi del patronato, dei quali ho sempre apprezzato. Dei quali ho sempre apprezzato la disponibilità e la professionalità. Un ringraziamento va a Fabrizio Lupo, che dirige l'ufficio Vertenza e coordina l'attività dell'ufficio legale. In questi anni abbiamo anche visto rinascere il SUNIA, grazie all'impegno di Totò Zanchì e alla competente collaborazione dell'avvocato Gallaro. E abbiamo visto nascere e rapidamente crescere l'AUSER, grazie allo straordinario lavoro fatto da Francesco Di Priolo, che in brevissimo tempo ha costruito 5 nuovi circoli house nella provincia, tra cui il circolo della città capoluogo. Un ringraziamento particolare va alle compagne e ai compagni dello SPI, che fanno il loro e anche di più in tutte le camere del lavoro comunale. Vorrei proprio ringraziare tutti voi, a partire dai compagni che alle 8 di ogni mattina aprono la nostra sede provinciale e sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare. Non potrei però chiudere questa rapida carrellata delle persone e dei compagni da ringraziare se non citassi quelli che considero la spina dorsale della CGIL, che sono i segretari di categoria e quanti collaborano con loro. Attraverso loro voglio rivolgere un ringraziamento alle centinaia di RSU e di militanti che quotidianamente con il loro impegno rendono forte e radicata la CGIL nei luoghi di lavoro. Per alcune persone penso di non potermi limitare ai ringraziamenti e quindi mi scuserete se cito qualcuno per nome, perché sono quelle che hanno lavorato a più diretto contatto con me e quindi sono quelle le persone sulle quali involontariamente ho scaricato i momenti di tensione, i miei cambi di umore, i miei limiti caratteriali, che fanno di me una persona, diciamo così, poco socievole. Sto parlando delle compagne e dei compagni del Dipartimento Organizzazione, Mario Verga, Veronica Campisi e Donato Migiano. Donato, in particolare, non smetterò mai di ringraziarlo per i suoi 7 anni di preziosa collaborazione quando ero segretario dei chimici e per questi 4 anni, e spero per i prossimi, in cui ha collaborato con me in Confederazione. Un grazie particolare. Un grazie particolare glielo voglio dare anche per quello che ha dato in quest'ultimo anno, aiutando Valeria nell'organizzazione del centenario e di questo congresso. Voglio ringraziare anche Meluccia, insostituibile organizzatrice della mia attività,
e al tempo stesso preziosa anche nei suggerimenti che con discrezione che lei propria riesce a darmi anche nei momenti più difficili e delicati. Vorrei concludere con le compagne e i compagni con cui ho condiviso la direzione della CGIL e tutte le decisioni in questi 4 anni. I 4 anni in cui abbiamo dovuto assumere decisioni delicate, a volte molto delicate. Come ho sempre detto anche a loro, ho scelto di avere con me in segreteria persone con cui confrontarmi, persone alle quali riconosco qualità e spessore, persone all'altezza di poter fare il segretario generale con me e anche dopo di me, quindi una segreteria di grande qualità. Ringrazio Maria Grazia, ringrazio Roberto, ringrazio Enzo, che adesso è rimasto l'unico a tempo pieno in segreteria e quindi raccoglie i miei sfoghi mattutini quando lo incontro la mattina, è costretto a assorbirsi i miei sfoghi. Ringrazio Valeria, a cui so di aver chiesto uno sforzo e un sacrificio ancora più grande. A lei va il mio ringraziamento per l'ottimo lavoro che ha fatto da consigliera di parità e per il lavoro continuo che fa nel ruolo di segretaria di organizzazione e di amministratrice della CGIL. Adesso io avevo preparato un'ultima pagina in cui parlavo della mia relazione, che però non vi leggo, quindi se volete poi la trovate nella relazione che vi sarà consegnata assieme agli altri approfondimenti. Si tratta di alcune note di carattere personale che ho sentito il bisogno di rivolgere alle compagne e ai compagni della CGIL. A scanso di equivoci dico subito che non è un saluto quello che trovate lì. Anzi, spero proprio di poter continuare il mio impegno con tutti voi. Se vorrete, quindi, io avrei scelto di esserci ancora con tutti voi per la CGIL. Allora,